Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. Avventura e sventura dell'alterità. Vi racconto oggi una barzelletta. Il programma del mattino in TV viene interrotto da un annuncio urgente. Un pazzo sta percorrendo contromano e ad alta velocità la SS2, mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri. La notizia allarmante lo è ancora di più per Anna, poiché si tratta della strada che suo marito percorre ogni mattina e che sta percorrendo proprio ora per andare al lavoro. Prende subito il telefono per avvertire Luca. «Amore, amore, grazie al cielo che hai risposto, ti prego, stai molto attento!» «Perché?» «Sulla strada dove sei ora c'è un matto che sta andando contromano, l'hanno appena detto in TV.» «Tesoro mio, la TV non dice mai le cose come sono. Un pazzo solo? Ne avrò sorpassate almeno 150. Ti saluto ora, mi devo concentrare sulla guida. Qui sembra una gabbia di matti.» Quanto è difficile mettere in discussione la propria prospettiva e vedere il mondo da quella di un altro. Tutti guardiamo all'universo, al mondo, alle situazioni e quindi anche alla nostra coppia dal nostro punto prospettico. È fisiologico, è più che naturale vedere le cose dal punto dove siamo. Dobbiamo muoverci, dobbiamo fare uno sforzo per vedere le cose dalla prospettiva dell'altro. Osare l'alterità, osare una prospettiva diversa è una grande impresa che richiede umiltà, coraggio, pazienza, ascolto e tanto amore. Un detto anglosassone afferma che non bisogna giudicare una persona prima di aver percorso un miglio con le sue scarpe. Ora, per fare un miglio con le scarpe di qualcun altro, devo levarmi le mie prima di tutto, facendo lo sforzo del distacco difficile dalla mia soggettività. Tutti, naturalmente, abbiamo questa filosofia di vita. Anche secondo me, è come dico io. È probabilmente la condizione psichica per mantenere la nostra sanità mentale. Se avessimo il contraddittorio perennemente installato nel cervello, saremmo una di queste cose: schizofrenici, matti, indecisi o filosofi. Ora, nella vita di coppia abbiamo l'altro e il contraddittorio di fronte a noi. La speranza, che è l'ultima a morire, è che il contraddittorio abbia orari di lavoro ridotti e rispetti la chiusura nelle festività comandate. Ad ogni modo, l'altro ci obbliga a vivere l'avventura e lo sforzo di vivere sé come altro e l'altro come sé. È la via della vera comprensione reciproca. Quando senti in separata sede la lettura di una relazione problematica tra due persone, ti senti in obbligo ad avviare la causa di canonizzazione per il tuo interlocutore del momento. Il problema è che entrambi i partner, ascoltati ognuno in separata sede, sono crocifissi dall'altro. L'oggettività, per noi umani, non è la regola, ma, ai noi, l'eccezione. Non vediamo la realtà com'è, ma come noi siamo. Kierkegaard raccomandava di rovesciare questa impostazione naturale con un innaturale, o io direi soprannaturale, atteggiamento. Ed è questo: essere oggettivi verso noi stessi e soggettivi verso gli altri. Non è così evidente il viaggio dell'alterità. È un'avventura impegnativa, è una decisione. Per questo spesso ci si limita ad amarsi nell'altro, ad amare la nostra idea che proiettiamo sull'altro e non l'altro. Chi non osa l'avventura dell'alterità vive la sventura dell'estraneo, di quel tu che si frappone fra l'io e la sua proiezione.